La free agency ha completamente rivoluzionato i Chicago White Sox. Della squadra originaria sono rimasti veramente in pochi e abbiamo soprattutto rivoluzionato il monte lanciatori. E con questa nuova linfa abbiamo infatti vinto le prime 5 partite della stagione, intermediata da una sconfitta. Quindi 5 vittorie e una sconfitta per quanto riguarda l'inizio della stagione 2025, che prosegue nel migliore dei modi per uno strikeout sul battitore degli Oakland Athletics in una partita che al momento vede Oakland in vantaggio 2-1 nella parte alta dell'ottavo. C'è Tyler Fitzgerald nel box di battuta, uno dei nostri nuovi acquisti, chiamato dal AAA, uno dei giovani del vivaio che francamente non pensavo neanche di avere. Comunque Fitzgerald si dimostra un gran protagonista con questo doppio, un gran bel contatto di Fitzgerald, doppio con due out per mettere dei possibili corridori in posizione punto. Qui rivediamo impatto molto importante da parte di Fitzgerald che va a battere contro la rete, arriva praticamente il recupero di Verdugo a evitare un fuoricampo certo. Altro battitore importante in questo momento, Andrew Benintendi, colpisce, palla profonda, corre l'esterno centro degli Athletics che riesce nella presa e a sventare un probabile doppio da parte dell'esecutore dei Boston Red Sox. Qui rivediamo Lawrence Butler correndo, riesce a fare una presa non semplice ed esulta Jackson, il giocatore degli Oakland Athletics, entrato a partita in corso per una partita che si avvia verso la conclusione. Battuta di Luis Robert, lungolina verso la terza, gira Oakland il doppio gioco che si completa addirittura. Ball game all'Oakland Coliseum, gli Athletics con 10 validi a 5 vincono 2-1, peraltro prima vittoria in stagione per gli Athletics. Non riusciamo a sweepare la formazione che nella vita reale nel 2025 andrà a Sacramento, ma comunque una parvenza di idea di gioco c'è finalmente, dopo tutto gli acquisti sono stati mirati e precisi. Con questa amalgama ci trasferiamo al Camden Yards, al Loyal Park di Baltimore, Maryland, per la sfida tra Chicago White Sox e appunto i padroni di casa dei Baltimore Orioles. Luis Robert rimedia al turno precedente con gli Athletics, impattando questa palla che cade nel buco tra esterno destro e esterno centro. È un doppio per la macchina. Uomo in seconda, in posizione punto con zero out. Occasione molto importante qui per Robert. Quinto doppio in stagione per il cubano, che rivediamo, impatta questa palla molto bene. Gli esterni possono solo difendere il rimbalzo contro il muro della pallina e di conseguenza uomo in seconda. L'azione prosegue con due uomini in base, sempre zero out. C'è Cisnero nel monte di lancio e qui impatta una palla letteralmente addosso a Dominic Fletcher e quindi per regolamento chi è colpito va gratis in prima base, indi per cui basi piene, zero out. Parte alta del nono, occasione fondamentale per mettere punti. Johan Moncada nel box di battuta, sempre contro Cisnero. Impatto di Moncada, grande recupero di Nick Lofton, doppio gioco casa prima che si chiude. Difesa spettacolare dei Baltimore Orioles che limitano i danni in questa situazione. Nick Lofton ha scelto di non far entrare giustamente il punto a casa e di conseguenza si rimane 1-0 ed è anche il punteggio con il quale Andrew Chafin, che è entrato a partita in corso, subisce questo doppio da parte di Adley Rutschman, corridore agli angoli per gli Orioles. Sempre 1-0 per i White Sox, ma a questo punto l'occasione più importante per mettere i punti sul tabellone ce li hanno i padroni di casa, con evidentemente lo sceriffo che qui vediamo inquadrato, con delle statistiche peraltro interessanti perché non ha praticamente questo nulla ai predatori mancini. Lancio di Chafin intanto su Mountcastle, Moncada assiste in diamante, va addirittura a casa ma non riesce il recupero da parte di Travis d'Arnaud, segna il corridore dalla terza base il punto del pareggio. Non è andato con il doppio gioco Moncada, ha scelto di andare a eliminare il corridore più avanzato, ma Baltimore segna il punto dell'1-1. Altra occasione quindi per Mayo, che impatta questa palla per il doppio gioco che può provare a concludersi e si conclude da Tyrell Fitzgerald, passando per Rosario, concludendosi a Andrew Vaughn. I White Sox limitano i danni in qualche modo, 1-1 al termine dei regolamentari, indi per cui si va al solito decimo inning, al solito inning supplementare, ed Andrew Benintendi batte la validina che porta a casa il punto del 2-1 grazie anche alla regola del corridore fantasma, con il quale si parte sempre nei supplementari regular season con un uomo in seconda base. Benintendi realizza il punto del 2-1, mentre dall'altra parte la questione ce l'ha Baltimore, ma non è sufficiente, c'è un nuovo sceriffo in città. Andrew Chafin porta a casa la salvezza, a meglio la vittoria per i Chicago White Sox, 2-1. Questa vittoria è fondamentale per
interrompe una striscia di partite negative e al solito X-Training si va con un gran bel boost alla prossima sfida di questa Zero to Hero Challenge. Vediamo sicuramente dei White Sox molto più presenti, che possono giocarsela un po' più con armi rispetto alla scorsa stagione, e infatti anche la classifica che vediamo è interessante. Siamo sotto il 50%, ma 13-14, non così distanti dalla prima posizione dell'American League Central, solo 4 partite, e adesso affrontiamo una partita importante, quella con i Washington Nationals, squadra della National League East, quindi partita di Interlega. Nel box di battuta c'è Eloy Jimenez, che è tornato in questa campagna acquisti dai Baltimore Orioles, ed Eloy Jimenez si ricorda di essere un gran giocatore, impattando questo doppio a sinistra arriva il punto del 4-5 in una sfida che ci chiama un'importante rimonta. È stato colpito molto bene Derek Law e Eloy Jimenez realizza l'undicesimo doppio in stagione per il punto del 4-5. Qui rivediamo l'impatto importante del cubano. Si è scelto di limitare qui la corsa a un solo punto, e va detto, potevamo forse rischiare il secondo, ma comunque con pochi out in questo momento aveva senso probabilmente una tattica conservativa. Intanto qui base intenzionale a Luis Robert Jr., altro giocatore forte, e Washington decide di giocarsi l'ex di turno, Lane Thomas. Lane Thomas impatta questa palla, è una volata presa al volo dall'esterno centro, corre a casa il corridore dei Chicago White Sox per segnare il punto del pareggio. Johan Moncada realizza il 5 pari, rimonta di fatto completata almeno in parte per agguantare il pareggio. Lane Thomas qui festeggia con tutti i compagni in una partita che adesso vede l'ingresso del rilievo Kate Cavalli, che ha giocato 6 partite, concede però 4,20 punti a partita. Contro i mancini è un disastro, contro i destri va decisamente meglio. Vedremo cosa affronterà l'attacco dei White Sox, un battitore destro, in questo caso il catcher Travis d'Arnaud, che batte pochissimo, lo vedete, 184, ma quando la prende tendenzialmente la sbatte fuori, e quindi occasione importante per la squadra degli Atlanta Braves, che qui impatta questa palla. Grandissima difesa da parte di CJ Abrams, che deruba di un RBI Travis d'Arnaud, e dal possibile 6-5 per i White Sox si passa a una convalida dell'inning con il pareggio. Grandissima giocata di Abrams, che da in ginocchio assiste in prima, giocata pazzesca della superstar dei Washington Nationals. Ma i White Sox ci credono ancora con il solito Tyrell Fitzgerald, che ripeto non si sa dove sia uscito fuori, probabilmente dal vivaio, ma insomma è un giocatore giovane che sta facendo bene. Fitzgerald con il singolo nella parte alta dell'ottavo, che qui rivediamo sempre contro Cade Cavalli, palla impattata bene in campo opposto, palla valida, arriva il recupero da parte di Garrett, ma non può evitare altro che il singolo di Fitzgerald, che quindi festeggia. Giocatore sicuramente interessante Fitzgerald, che può dare un buon contributo all'Interbase, dove peraltro siamo abbastanza carenti, dove dovremmo intervenire in questo mercato. Altro battitore, Dominic Fletcher, altra valida, questa volta nel campo corretto per un mancino. Due uomini in base, due out nella parte alta del nono, quindi abbiamo un'altra occasione importante dopo l'inning precedente. In realtà siamo all'ottavo, ma il concetto è quello. White Sox che costruiscono, mettono uomini in base, devono concretizzare nell'ultimo inning. In realtà hanno concretizzato, vedremo se sarà lo stesso copione. Nel box di battuta c'è Ahmed Rosario, che impatta questa palla, chopper, arriva l'assistenza in prima per la via 63, si chiude l'inning, terzo out, e si rimane dunque sul punteggio di 5 pari, una partita con tantissime valide, 11-13 per il vantaggio dei Nationals, mentre qui arriva Will Smith, il giocatore che ha vinto 3 titoli consecutivi in 3 squadre diverse, nel 21, nel 22 e nel 23, è stato preso come talismano, ma è un signor rilievo, non ha concesso nessun punto finora. Affronta Luis Garcia, che impatta questa palla, palla alta, palla profonda a sinistra, attenzione che è fuori campo! È fuori campo di Luis Garcia in un modo non convenzionale, palla che letteralmente ha colpito il palo ed è rimbalzata in campo. Ma per il regolamento, se la palla va a colpire il palo giallo che delimita cosa è dentro e cosa è fuori dal campo, allora per regolamento si fa il giro delle basi e dunque è fuori campo, secondo in stagione per Luis Garcia. E al primo lancio della sua partita il talismano viene impattato così da Luis Garcia, palla che appunto vedete qui nel replay colpisce il palo e di conseguenza è considerato dentro il campo,
home run per Luis Garcia, 6-5 per i Nationals, che qui mettono Hunter Harvey, il closer, che concede 1,13 punti a partita, e qui non ne concede manco mezzo. È un euro pop per Lane Thomas, la prende al volo in prima base dei Washington Nationals. Ball game al Nationals Park, vince Washington 6-5. I Chicago White Sox perdono questa partita, ma sono comunque una squadra più che importante da vedere nei prossimi episodi della Zero to Hero Challenge. Il saluto da parte di Matthew Torgard, ci vediamo al prossimo video.